Il comune di Trentinara dice no alla violenza sulle donne. Lo fa attraverso l'apertura di uno sportello antiviolenza. Il progetto rientra tra le finalità dell'ambito territoriale del piano di zona S7. Diverse figure professionali offriranno alle donne vittime di violenza qualsiasi forma di assistenza, da quella psicologica a quella legale. Il fenomeno della violenza di genere è un problema che comunque si riscontra su tutti i territori, compreso purtroppo questo, anche se spesso non emerge perché comunque c'è molto sommerso. La finalità del progetto è innanzitutto di accogliere le donne presso questo uno sportello, presso lo sportello del centro antiviolenza che si trova in via Manzoni qui a Trentinara nei pressi della scuola elementare, ma è anche quello di attivare una sensibilizzazione su tutto il territorio per quanto riguarda la tematica della violenza di genere e che verrà fatta attraverso anche la costruzione di una rete territoriale con i servizi sociali del territorio, con le istituzioni del territorio, quindi forze dell'ordine, ospedali, ma soprattutto anche all'interno delle scuole. Partirà un progetto di sensibilizzazione poi alla riapertura delle scuole durante il quale noi spiegheremo ai ragazzi che cos'è la violenza, perché spesso la conoscenza che si ha di questo fenomeno è limitata soltanto ad alcuni fenomeni, invece questo è un fenomeno di più ampia portata, bisogna comunque insegnare ai giovani a riconoscere la violenza, quindi questo significa fare prevenzione, perché la violenza è un problema culturale e se non agiamo sulle generazioni future è difficile scardinarlo, quindi per noi è molto importante anche questo. Allora accoglienza, ascolto, sostegno psicologico, sostegno legale per le donne che vogliono denunciare violenza presso gli sportelli, sensibilizzazione e costruzione di una rete territoriale per quanto riguarda appunto il territorio. Come sarà strutturato materialmente il centro? Allora, presso il centro opereranno delle figure specialistiche, quindi un'equipe multidisciplinare costituita da un assistente sociale che sono io e anche responsabile del progetto. Poi ci sarà un consulente legale, un operatore di front office che accoglierà le donne, uno psicologo e un sociologo. In più ci faremo sostenere anche da altre figure, sempre un avvocato e una psicologa che sono interne alla cooperativa che gestisce il servizio e che hanno già una grande esperienza su questa tematica e ci supporteranno soprattutto per i casi un po' più delicati. Quindi gli sportelli saranno aperti 5 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e poi il martedì e il giovedì pomeriggio però su appuntamento, fermo restando che noi abbiamo intenzione di rispondere alle esigenze delle donne anche oltre questi orari prestabiliti, nel senso che a volte le donne hanno difficoltà ad accedere agli sportelli negli orari di apertura e quindi siamo pronti ad ascoltarle e ad accoglierle anche in altri orari.